Sono oltre 5.000 i marchigiani coinvolti nei test di sieroprevalenza, 150.000 in tutta Italia. Grazie alla sinergia tra Croce Rossa, Servizio Sanità della Regione Marche e ASUR, dal lunedì 25 maggio sono partiti questi esami che hanno l'obiettivo di capire il livello di immunità dei cittadini all'infezione da coronavirus. Fino alla prossima settimana i test verranno eseguiti anche al CODMA di Rosciano a Fano. Noi operiamo sul territorio con un call center. La mattina c'è un volontario che tutte le mattine dalle 9 fino alle 17 chiama queste persone e li invita a venire a fare questo test, che è un semplice prelievo di sangue. Le persone ricevono, quando si presentano, un foglio in cui ci sono tutte le indicazioni di cosa serve questo test, da chi è stato programmato, qual è lo scopo. Dopodiché firmano il consenso informato, effettuano il prelievo, poi le provette vengono portate ogni sera entro le 19 all'ospedale di Torrette, al laboratorio, che vengono processate. I risultati arrivano direttamente agli interessati. Noi non sappiamo il risultato degli esami che stiamo facendo. La campagna è stata promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istat, il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Ospedale Spallanzani di Roma. L'indagine vede in prima linea proprio la Croce Rossa. Il ruolo dell'associazione di volontariato è duplice: contattare telefonicamente i cittadini chiamati a partecipare ed effettuare una serie di accertamenti prima del prelievo. Ogni volta c'è un'infermiera del Corpo delle Infermiere Volontarie, e poi ci sono una persona che sta al computer e due persone fuori, uno che ha la misurazione della temperatura, sanificazione delle mani, controllo che abbiano la mascherina, e un'altra persona che controlla la parte amministrativa burocratica, dando i moduli da compilare. Le adesioni sono state alte. Però, come ci spiegava, sono stati selezionati direttamente dall'Istat, Sì, la selezione, l'elenco è arrivato direttamente da Roma, non abbiamo scelto noi le persone. Molte persone hanno sentito che stiamo facendo questa indagine e vorrebbero partecipare, ma non possiamo farle partecipare perché non decidiamo noi.